per il terzo e ultimo appuntamento dei ritratti pesanti di quest'anno. Questa sera Vincenzo Bocciarelli leggerà per noi la vita di Gino Giordano, fondatore insieme a Chiara Ludwig del Movimento dei Popolari. Se c'è una figura che davvero può riassumere nell'arco della sua lunga vita quello che è stato il secolo scorso, il XX secolo, con tutte le sue vicende drammatiche ma anche belle, e certamente il servo di Dio che stasera ci verrà presentato, il Gino Giordano. Ci sono santi ai quali Dio concede di personificare un evocare e di incarnare una missione decisiva o di rispondere a un dramma ecclesiale particolarmente grave, ma ci sono alcuni a cui Dio chiede di percorrere un cammino che tocchi molti punti nodali della storia umana e cristiana del tempo in cui vivono. Sono degli educatori e dei maestri nel senso più nobile e quotidiano del termine. Tale fu la vicenda di Gino Giordano, che nacque a Tivoli nel 1894 da una famiglia di condizioni umili, papà muratore e mamma analfabeta, ma capace di tanta preghiera, e visse 86 anni. Una lunga vita segnata da una duplice conversione, nel senso di decisione consapevole per l'esistenza cristiana. La prima a 22 anni, quando una ferita di guerra lo immobilizzò per molti mesi in un letto ospedale. La seconda a 54 anni, quando l'incontro con Chiara Ludwig, fondatrice del Movimento dei Popolari, gli aprì nuovi e più decisivi orizzonti di fede, d'amore e di missione. La prima conversione gli accadde durante la prima guerra mondiale, quando giovane sottotenente sul fronte del Zonzo si rifiutò di usare le armi contro altri esseri umani per timore di uccidere un figlio di Dio, preferendo partecipare eroicamente a operazioni militari in cui rischiava soltanto la propria vita. Ne uscì con una gravissima ferita alla gamba che gli lasciò una disabilità permanente e una decorazione al valore militare. Dovette subire 12 interventi chirurgici e trascorrere 3 anni in ospedale. Più tardi, nel suo diario, racconterà: quando ho visto un inglese o un austriaco ferito in un crepaccio di roccia o rannicchiato in una fossa di granata, io non ho saputo odiare. Reo di mezza patria. E anche di fronte a quella faccia smorta e atterrita, mi sono ricordato dell'odio di Gesù. Vedesti il fratello, vedesti il Signore.